Amici di Piero da Saronno, buonasera. Domenica 11 gennaio 2015, prima partita della Pallacanestro Rovello in casa, super derby questa sera con la Cistellum di Cislago. Cistellum di Cislago che viene da una striscia di 8 partite vinte consecutive e le prime quinte le aveva perse. Basket Rovello invece che arriva dall'ultima sconfitta in quel di Cassano Magnago di un bel 30 punti. E quindi vediamo se riusciamo a rimetterci subito in carreggiata cominciando bene l'anno. Allora, Basket Rovello che schiera Botti al salto, e Sugar Del Piero e Davide Terragno come guardie, Gio Borghi titolare e come ultimo giocatore il nostro Ricky. Ora Davide alla da sotto a Botti, poi fa passi di partenza a Botti subito, troppo veloce la partenza di Botti, passi di partenza. Quindi Cislago parte invece con la formazione guidata da Federico Sassi, con Parietti che è il playmaker, a cui Davide dà subito fastidio. Per il numero 11 è Chiodaroli, va in uno contro uno contro Botti, appoggia al vetro dalla parte sinistra ma non va, riconquista ancora il suo rimbalzo Chiodaroli e poi Losa quasi ruba e poi fallo del numero 9. No, infrazione di campo. Frazione di campo, batte il nostro Davidino, eccolo qua, batte per Sugar che veste una bellissima calza maglia nera sotto i suoi pantaloncini. Ancora Davide che va in mezzo all'area, Gio Borghi, arresto e tiro di Gio Borghi a piedi per terra che non va, subito corre veloce Cislago, allora sempre con Parietti, bombettina di Parietti. Sono subito i primi 3 punti, Davide gli ha dato mezzo metro e questo ci ha ferito subito. Giochiamo con Sugar allora con Botti, taglio di Davide, perde il controllo un attimo Botti e poi riesce fuori per Sugar ancora. E poi nel tentativo di recuperare il pallone che aveva perso, Sugar commette il primo fallo della partita. Forza raga. Rimette Roppo per Parietti, sempre contro Davidino che ha fatto un mezzo fallo che non hanno fischiato. Ancora Roppo, fermo l'attacco di Cislago ma fermi anche noi, arresto e tiro di Roppo improbabilissimo, senza ritmo, rimessa dal fondo, 2 minuti già giocati. E allora iniziamo a giocare con Davide, è iniziato il gioco, fuori per Botti, per un bellissimo taglio di Botti che viene servito molto bene da Gio Borghi e realizza i primi 2 punti della nostra partita. Ancora Parietti che cerca di ubriacare Davidino e poi Roppo che va in arresto e tiro, fallo di Losa. Primo fallo, rimessa dal fondo per i ragazzi di coach Federico Sassi, che poi avremo ai nostri microfoni. Doppio blocco, esce a ricevere Chiodaroli, ancora per Parietti, giro per Roppo, arresto in mezzo all'area, fuori, passi di partenza, giustamente fischiati ad Andrea Cattaneo. Sempre 3-2, partita poco punti, con pochi punti. Esce Botti per il gioco, la restituisce a Sugar, taglio di Gio e poi di Davide, ruota, pick and roll, fuori per Ricky, prende il ferro lungo, il pallone viene sputato poi dal ferro. Ancora un'ottima penetrazione di Roppo che è un po' corto però, e allora recuperiamo con Botti e avanti Davidino, centrone in mezzo al campo di Davidino con Parietti, Giorgio Borghi rallenta per farsi inquadrare, rimessa da lato per i ragazzi del Basket Rovello, esce Davide dai blocchi,
Giorgio per Sugar, porta il blocco, temporeggia e poi fuori per la manina di Botti che ne mette altri due. Bottinelli 4, Cislago 3. Ancora Parietti. Ancora Parietti che gioca per Cattaneo. In avvitamento Cattaneo. Nasconde il pallone, poi lo appoggia al ferro. 4-5. Ancora Transi per noi. Botti per Davide. Ancora per Losa che cerca il ritmo e poi esce per Gio Borghi. Bomba che è un po' cortina. E allora spinge il contropiede Roppo. Scusate, Chiodaroli. Parietti ancora. Esce Giorgio Borghi per cercare di disturbare. Arresto e tiro. Ferro corto. E poi spintoni. Spintoni di Botti contro il numero 11 Diego Chiodaroli e sono rimessa dal fondo. 14 secondi da giocare per questa azione. Ancora fuori per il playmaker Parietti. Temporeggia Eriforio, poi arresto e tiro di Eriforio che non entrerà mai. Davidino a rimbalzo veloce, ha buttato un pallone nelle ortiche di Davide. Sugar va a cercare di intercettare e poi sprechiamo. 7-4 per i ragazzi di Sassi. Eriforio contro Sugar. Borghi che fa passi di partenza, scarica fuori per Ricky Losa. Siamo un pochino ancora panettonati, direi. 7-4 per i ragazzi di Cislago quando sono passati già 4 minuti e mezzo del primo quarto. Eccolo che gira il pallone sul perimetro. Sugar gioca pick and roll per Botti che non sta guardando il pallone. Manuel chiama subito minuto per correre ai ripari. Entra Chiodaroli, un ottimo passo e tiro di Chiodaroli. Ricky non prende rimbalzo, fuori ancora per un improbabile tiro di Andrea Cattaneo che porta i ragazzi di Cislago sul 10-4. Addormentati, dottoressa, quest'oggi, eh? Eh sì, un po' di sostanze, dottoressa, diamo delle sostanze virtuose. Allora, intanto vi raccontiamo che la squadra di Matteino, Sportlandia Tradate, ha ben vinto contro Casorate di 12 punti nelle prime partite di questo anno. Luino ha vinto contro Bollate, Cassano Magnago vince di 2 a Varese contro Bosto. Questa sera tra mezz'oretta verso le 18 Groane Basket incontrerà Olimpia Cadorago rimodernata con un paio di americani, con Bernia che si è spostato a Lierna e che ha già giocato una partita contro la Pallacanestro di Cerro vincendo di 23 punti. Quindi si profila un bel girone di ritorno. Riprendiamo allora contro, non è cambiato nulla nelle squadre. Giochiamo allora con Gio Borghi, con Davide sotto per Botti. Botti scarica fuori per Sugar Del Piero, manina morbida che prende il ferro lungo, non va lo schema per Sugar, penetrazione con fallo su Simone Roppo. Andiamo subito a cambiare, due falli di Losa, entra Moscatelli per Losa, vediamo cosa
riesce a combinare troppo sul tiro libero. 13-4 più 9 per Cislago. I nostri ragazzi dormono. Cislago pressa molto bene. Mi chiamo Transi. Scatelli fuori. Fuori per Giorgio Borghi, che mette a posto i piedini. E Giorgio Borghi realizza la bomba da tre punti. Blocco un po' pesante. Arresto e tiro di Cattaneo. Non dobbiamo lasciarlo tirare. E ci castiga sempre. 16-7. Ancora Giorgio per Davidino. E fallo in attacco. Fallo in attacco di Diego Chiodaroli, ala di esperienza del 1982. Ora Moscatelli, forza ragazzi, con Sugar. Sugar che temporeggia, scarica fuori per Botti, c'era un extra passaggio non fatto, allora Botti si mette di culo, temporeggia un po', bomba di Davide Terraneo che non prende nemmeno il ferro, passi di partenza sulla ricezione, farei un paio di cambi se fossi Manuel. Allora Davide per Moscatelli, vediamo se Mosca ci regala qualche bomba. Penetrazione di Del Piero che si fa ben largo, fa commettere un altro fallo al numero 12 Luca Eriforio, guardia del 91. 14 secondi ancora per noi. Fuori per Botti che sportella, va in semigancio, peccato, balla sul ferro la palla e poi non va. Ancora Parietti, mettiamo Barbisani intanto, fallo in attacco finalmente, fallo in attacco del numero 15, già prima su Davide Terraneo aveva commesso un blocco irregolare. Cambio per noi, esce Botti ed entra Max Barbisan. Qualche protesta da parte degli avversari, giustamente. Ancora Sugar contro Eriforio. Gio Borghi, ancora Sugar. Taglio di Davide che blocca per Barbisan. Fuori. No, poi si palleggia sui piedi e sui piedi nostri. Il numero 12 è fuori in contropiede, entra Super Lollo al posto di Davidino Terraneo. Lollo al posto di Davide, vediamo se riusciamo a raddrizzare con qualche bombettina la nostra partita. Rimessa dal fondo per i cislaghesi, riceve Chiodaroli e poi passi fischiati a Chiodaroli, il pubblico rumoreggia, il pallone era nelle mani dei nostri. Pubblico di Cislago particolarmente caldo. Mi chiamo Transi. Riconsegna Giorgio Borghi allora. Doppio blocco per Sugar. Lollo che cerca lo spazio per entrare. Fuori per Sugar ancora. Sgambettone. Sempre del numero 11. Chiodaroli. Cambio allora per Chiodaroli che è al suo secondo fallo, entrerà il numero 18 Andrea Meraviglia che è il capitano di questa squadra, altro uomo di esperienza, ed esce Diego Chiodaroli. Due tiri liberi per Sugar, vediamo se riusciamo ad avvicinarci un pochino. Fuori il primo libero di Sugar. Tafferugli nel pubblico intanto. Sputato anche il secondo libero. Sugar poco preciso questa sera ai liberi. Ancora Parietti fuori
Barbisan per aiutare Lollo, e poi Parietti ubriaca Lollo e ce ne mette due molto facili. Moscatelli chiama uno, bravo Mosca, ancora Lollo, doppio blocco per Mosca, ancora per Gio Borghi che fa passi, non vengono fischiati, scarichi mezzo per Barbisan, Lollo, Lollo, bombarollo, sì, e Lollo realizza finalmente il punto del 10 a 18 per i nostri avversari. Sempre Parietti, siamo già agli sbraiti e agli urli, sapevamo che il pubblico di Cislago era un po' rumoroso. Grande Giorgio Borghi, super difesa contro Cattaneo. Lollo corre, recupera il pallone, scarica per Gio Borghi. Gio Borghi calpesta la linea di lato, giusto, ed entra Nicola Sporro al posto di Gio Borghi. Quando manca 1:16 alla fine del quarto, entra al posto di Gio Borghi e curerà il centrone Andrea Maraviglia, mentre Barbisan si occupa di Andrea Cattaneo. Avvitamento e poi passi fischiati a Luca Eriforio. C'hanno qualcosa da dire i cislaghesi, vabbè. Sugar allora, esce Nicolas a prendere il pallone, Moscatelli, Nicolas dal suo angolino, due punti sicuri in cassaforte quando Nicolas tira dal gomito, bravissimo. 12-18, 40 secondi alla fine del primo quarto, penetrazione ancora e traversa di Parietti, Lollo per Sugar, passi di partenza non fischiati, fallo non fischiato neanche in questo caso dagli arbitri, 22, c'è un secondo di distacco e poi fallo di Sugar Del Pero sulla penetrazione di Luca Eriforio. Due liberi e 17 secondi ancora da giocare in questo spicchio di primo quarto. Il primo è fuori. Luca Eriforio, guardia 1991, mi dicono che sia 1,95 di altezza. È corto anche il secondo e amministriamo gli ultimi 15 secondi. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono in questi ultimi 15 secondi. Consegniamo a Lollo. E poi fallo in attacco di Nicola Sporro. Quattro secondi alla fine. 3, 2, 1 e segniamo, recuperiamo, finalmente recuperiamo, 18 per il Basket Cistellum di Cislago, 14 per la Pallacanestro Rovello, primo quarto intenso dove finalmente il Basket Rovello si è svegliato. Ora vediamo coach Sassi che prima cercava un cambio per i suoi ragazzi. E anche da noi si stanno già scaldando i nostri prodi Boss e gli altri ragazzi che sono in panchina, Davide Erba, Federico Bianchi. Dicevamo Basket di Cistellum Cislago che ha 16 punti in classifica, noi ne abbiamo 14. Lentate domina alla grande con 13 partite vinte, la seconda è Garbagnate, Cassano Magnago e Gallarate che sono a 6 punti di distanza, quindi Lentate ha già scavato una bella fossa per ad andare a giocare nella Gold League, nella Lega d'Oro. Rientriamo con Bosa ora al posto di Sugar.
Bene, Bosa e Lollo, Moscatelli, Nicola Sporro e Barbisan. Cislago rientra con sempre lo stesso playmaker. Entra numero 18, non cambia nessuno. Cislago, rimessa per i ragazzi di Cislago. Viene Riforio a battere qui in mezzo, che ci dà le spalle. Niente, entra Andrea Bosa per noi, rimessa qui in mezzo, anticipiamo e poi Barbisan va a prendere una quasi stoppata. Bomba di Moscatelli, ah, sputato dal ferro, costruito molto bene il tiro. Continuiamo così, ragazzi. Lollo si fa ubriacare, arresto e tiro di Parietti che non va. Moscatelli conduce il contropiede, palla accompagnata di Moscatelli. Discutibile questa palla accompagnata, cosa dici Piero? Era un po' discutibile, ah, Piero dice ma vedremo nell'instant replay sul web di Piero da Saronno, Only for Friends. Ancora allora Cislago, servono Eriforio contro Bosa, passi non fischiati e poi Barbisan si aggrappa nel cielo, va a recuperare un pallone. Bosa, forza Andre, chiama Barbisan per Mosca, doppio taglio di Nicolas, si gira per Lollo, Lollo per Barbisan, dal suo mattoncino, no, invece rinuncia, scarica fuori per Nicolas, sotto per Moscatelli, fuori per Lollo, Bosch che va e realizza tre punti, punti dell'aggancio ai ragazzi di Cislago. Ancora non può essere buono il canestro, stava palleggiando e quindi il canestro non può essere buono perché stava palleggiando e danno buono il canestro. L'ha vista anche la dottoressa, che veramente di pallacanestro ne sta capendo ben tanto in quanto frequenta queste nostre frequenze. Stava palleggiando, gli danno due tiri lì, gli danno buono il tiro, non esiste. Tiro libero supplementare, sputato giustamente San Giovanni, sputato giustamente dal ferro, perché non era neanche buono il due punti. Allora Nicolas per Moscatelli, pick and roll, rolla bene e poi scarica fuori per Boss, poi Boss si complica la vita. 8 secondi per terminare questa azione, ancora 8 minuti per questo secondo quarto. Ah, Barbisan, peccato, molto bello il suo tiro ma ha preso il ferro largo. Ancora Cattaneo che va a realizzare il tiro non buono ed è il primo fallo di Boss. Ora gira la palla sul perimetro dei cislaghesi, il numero 9 che è Simone Roppo, e poi passi di partenza di Nicolò Saibene, andiamo a rimettere finalmente. Allora con Lollo, sotto servito bene per Bosa, fallo non fischiato su Boss. Parietti che perde la maniglia del pallone, Moscatelli a momenti recupera con un colpo di magia. Cattaneo contro Barbisan, scheggiato il ferro, corriamo Lollo, scarica per Moscatelli, mette a posto i piedini Moscatelli e poi realizza la bomba Moscatelli. Finalmente giochiamo come sappiamo, corriamo, tiro piazzatissimo in mezzo nell'angolino di Moscatelli.
ancora sai bene, al quale cerchiamo di rubare il pallone e commettiamo fallo. Barbizan commette fallo, cambiamo Barbizan, secondo fallo di Barbizan, rimettiamo Gio Borghi, nostro uomo immagine della squadra, nostro super tronista. Triplo blocco per la rimessa, Cattaneo, Meraviglia va a portare il blocco, Parietti, Parietti ancora per Meraviglia, arresto e tiro che non va, Boss schiaffeggiato al pallone nelle mani di Boss, ancora Lollo, Lollo per Nicolas, pick and pop di Boss, arresto e tiro, peccato, meritava il tiro di Boss, costruito molto bene, 20 pari, 6 e 30 da giocare nel secondo quarto, arresto e tiro da 3 punti, senza ritmo di Simone Roppo, Mosca, Gio Borghi, è cominciato il gioco, sale Nicolas in mezzo, sale anche Lollo, 10 da giocare ancora, Lollo, 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 fuori per Boss, arresto e tiro di Boss, fallo su Boss, non fischiato, Boss sta rischiando il tecnico per proteste, arresto e tiro di Cattaneo, extra possesso, svitamento in aria di Simone Roppo che non va, e poi fallo di Simone Roppo per stress e stanchezza, time out per i ragazzi di Cislago, buona, buono l'approccio di questo secondo quarto dei ragazzi del Basket Rovello che sono riusciti a riprendere le fila della partita portandosi sul 20 pari. La prossima settimana vediamo dove saremo, la prossima settimana dottoressa saremo a Cerro Maggiore, la prossima settimana viene anche lei dottoressa a Cerro Maggiore? Non mancherò, non mancherà la dottoressa, non mancherà, perfetto, ottimo, saremo a Cerro Maggiore, vediamo ora se sarà di sabato o di domenica. Allora saremo a Cerro Maggiore, esattamente. Il giorno 18 di gennaio alle ore 18, che è una domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio che vedrà anche la mitica giocare in quel di Inverigo. Tutte fuori paese le squadre. E poi la mitica giocherà anche martedì sera qui in casa. Quindi dottoressa sarà invitatissima a venire qui a trovarci. Fa notte la dottoressa, fino alle 10 puoi venire, allora non c'è problema. Allora Lollo ancora, esce il blocco e poi va in uno contro uno Lollo, un grande arcobaleno, fallo del numero 8, schierato ora Francesco Morandi nella fila del basket di Cislago con il numero 7, Lollo spinto da dietro. Gioca Mosca ancora, playmaker allora, Boss, Boss, ancora Boss, bloccone, bloccone di Nicolas, pick and roll, e poi non riusciamo a infilzare il pallone con le mani, va bene Andrea, va bene Nicolas, Benone, 20 pari, 5-19 da giocare, forza ragazzi. Esce a recuperare il pallone, sai bene, sei bene per Cattaneo che si gira e poi è chiuso molto bene da Giorgio Borghi, passi non fischiati, grande rimbalzo di Bosa che ha un tempo incredibile, Nicolas, Lollo, ci prova da 8 metri Lollo, non va, peccato Lollo, e allora subito il Cislago che si mette a correre, la scarica fuori, mette a posto i piedini, Meraviglia ma non va, e quindi cambio per i ragazzi del basket di Rovello, esce Boss, esce Nicolas ed rientrano Bottinelli e Davidino Terraneo. Eccoci con Davide, Lollo,
Moscatelli che gioca a guardia in questo momento. Pick and roll per Bottinelli. Ah, corto il tiro di Bottinelli. E allora Cislago riparte subito con Simone Roppo. Per Meraviglia, sotto per Cattaneo, curato molto bene da Giorgio Borghi, che poi lo spinge ai fianchi. Ed, secondo fallo di Giorgio Borghi. Scusate, primo fallo di Giorgio Borghi, quarto di squadra. I prossimi sono tiri liberi per i ragazzi di Cislago. Fuori la palla per Simone Roppo, fa la ruota, si appoggia e poi Botti strappa un rimbalzo dal cielo. Sulla penetrazione sai bene. Lollo ancora, blocco di Botti e poi va in penetrazione, fuori per Botti, uno contro uno di Botti, fuori per Lollo, mette a posto i piedini Lollo, si gira, arresto e tiro di Lollo, si appoggia al ferro, colpo da maestro di Lollo. 22-20, primo vantaggio in questo secondo quarto per i nostri ragazzi. Ancora l'uno contro uno e lo scarico fuori per Meraviglia, che ci mette una bombetta da tre punti. Via. Ancora Davide. Ancora Davidino per Lollo. Lo devono curare molto bene Lollo. Moscatelli. Moscatelli prende il blocco di Botti e poi invece no, e poi Giorgio Borghi, un buon passaggio per lui, deviato da Andrea Cattaneo. 5 secondi da giocare, giochiamo con una rimessa con un doppio blocco per far uscire Lollo e far tirare Lollo, che improvvisa un tiro ignorantissimo, veramente tiro veramente ignorante di Lollo, che butta dentro il più 2 per il Basket Rovello a 2.50 al termine. Mettiamo anche Del Piero adesso per questi ultimi due minuti. Fallo, fallo di Davide Terraneo, che cerca di sbracciare. Cambio per Lollo, bravissimo, ottima la sua partita, ha dato tanti colpi risolutivi alla nostra squadra. Intanto il nostro Mario collauda la scopa asciuga tutto qui vicino a noi. Primo libero è sputato dal ferro e Giorgione va a recuperare il pallone. 25-23, doppio cambio anche per i ragazzi di Cislago. Entreranno Chiodaroli e Parietti. Buono il canestro, 25-24, quindi Chiodaroli e Parietti. Via, 2-39, 25-24. Pochi punti, tanta difesa, tante sportellate. Sugar, Sugar, Sugar e Moscatelli. Gio Borghi fuori. Gio Borghi va in uno contro uno, la scarica fuori e ancora per l'extra passaggio per il Botti, che prende un ferro lungo, ma Gio Borghi fa un saltone e recupera un ottimo rimbalzo. E poi Davidino ha un po' premura di andare a tirare. Passi di partenza non fischiati per Parietti. Veloce gira sul perimetro il pallone, poi per Meraviglia che fa un tiro leggermente teso e quindi che non sarebbe mai entrato. Davidino velocissimo, Giorgio, Sugar, un taglio, nessuno che taglia, quindi Sugar temporeggia, viene a prendere il pallone Moscatelli. 10 secondi, Davidino Terraneo mette a posto i piedi, arresta e tiro, si arrampica e non va. Ancora Parietti, ancora Parietti. Si mette a posto i piedi e invece lui la mette, non lo curiamo e lui la mette. 2-7 Cislago, 2-5 Basket Rovello. Davide, Sugar, blocco irregolare di Giorgio Borghi, non fischiato, ancora fallo del numero 8
Incredibile fallo in attacco di Gio Borghi, non ci credo. Escono Giorgio Borghi e Moscatelli e rientra Giorgio Borghi al suo secondo fallo. Bisogna tenercelo buono che oggi è in grande forma Giorgio, sta dando un grande contributo. Parietti 2-7-2-5 per gli ospiti. Dubbiosissimo questo fallo fischiato a Giorgio Borghi in attacco. Arresto e tiro ancora di Parietti che non va. Losa recupera il pallone. Sugar Del Piero corre verso Nicolas, mette a posto i piedoni. Nicolas arrampica e realizza. Bravo Nicky, bravo Nicky. 2-7 pari. E poi difendiamo 40 secondi al termine della seconda frazione di gioco. Ancora Cislago con un tentativo di tiro e scarico di Chiodaroli e poi si incazza Chiodaroli, fa un fallo un pochino antisportivo. 28 secondi ci restano in questa frazione di gioco. Riceverà Davidino Terraneo, giochiamo Transi, doppio blocco in alto. Davide decide di andare da Botti, poi riesce. 12 secondi per segnare, serviamo Losa, serviamo Botti, fuori per Sugar Del Piero, manina morbida, ferro lungo, non va. E poi fallo tecnico a chi? Fallo tecnico a 3 secondi dalla fine. Cambio, entra Terran, entra Bosa ed esce Sugar, che lui ha preso fallo tecnico per proteste. Quindi è un tiro libero per Andrea Meraviglia e poi rimessa da metà campo. E il libero supplementare per il fallo tecnico non va. San Giovanni non fa inganni. Minuto di sospensione con 3 secondi da giocare. Gli allenatori hanno qualcosa da dirsi, Piero, qua. Non capisco che cosa. Ricordiamo gli arbitri che vediamo qua in mezzo, sono i signori Giometti e Gibilado della Federazione di Milano. Ricordiamo anche che l'assistant coach di Federico Sassi del pallacanestro di Cislago si chiama Stefano Viola, mentre i nostri valorosi sono sempre Manuel Ciglio con il vice Nicolas, con il vice Marcello Porro e lo scorer e aiuto allenatore Fabrizio Bulzoni Bulz. Quindi 27 pari, 3 secondi alla fine e poi andiamo a prenderci un cafferino. Riprenderemo qui in casa tra 15 giorni. Tra 15 giorni dove troveremo la pallacanestro di Bollate. Tra 15 giorni per la prima giornata di ritorno. Ecco, rimessa qua a metà campo di Nicolo Saibene, che salutiamo. 3 secondi. Ecco qua, ricevuto il pallone. 2, 1. Arresto e tiro che non va. Andiamo a riposo sul 27 pari. Amici di Piero da Salonno, ci vediamo tra una decina di minuti.